Allora, la pentola è calda. Filo d'olio. Filo d'olio, questa volta va aggiunto un po' d'olio, non è che va buttato lì. No, ah, infatti, non sulla pentola. No, no, vado a mettere qualche goccia d'olio sopra le patatine, ok? Sopra le patate. Pronti? Ragazzi, amici, adesso andiamo a prendere il filetto di trota delicatamente con le manine. Così! Ma le mat! Pronti? Avete visto, signori? La girata, mi credevo che lo metteva solo lì. Hop. Anche il cameraman era della mia stessa opinione. Perfetto. Credete che mi sa? Allora, adesso andiamo. Pazzesco. Adesso lasciamo che la patata crei una crosta semicroccante. E ben qui dobbiamo stare attenti, e ridico ben qui dobbiamo stare attenti, a dosare la fiamma, a dosare il calore. Perché? Perché o bruciamo le patate e ci rimane la trota cruda, ci dispiace, oppure la patata diventa collosa se è troppo poco calda, ok? La padella. Quindi ci vuole attenzione. Un equilibrio, ok? Okay. Qua dovete andare a sensazione, dovete sentirlo, dovete toccare, quindi dovete vedere. Okay? Bruseria, no? Allora, andiamo a perfezionare la patata con la paletta, con l'aiuto della paletta sotto la trota. Significa andiamo a tamponarla bene, contornare bene il filetto, okay. No? Così da fare proprio lo strato. E qua amici, ci vogliono quanta cottura? Ci vogliono dipende la grossezza del filetto, comunque dagli 8 ai 12-15 minuti, ok? Dai, no? Sì, perché bisogna andare prima con una bella botta di calore. Dopo calare leggermente la temperatura, già detto coprire. Ma lo so, però scherzo, non è per ripetermi, no, Mario, però è a volte la parte fondamentale. Dopo ti dici, scusa, me. Allora, il fuoco che va avanti, i pompieri che salutiamo e ringraziamo. A tutti gli amici pompieri di tutto il mondo. Grazie per il lavoro che fate, complimenti di cuore, però non stai portarmi quei calendari tutti gli anni che non la pago. Va bene? Boh. È la dita. E invece a me portamelo il calendario, che sono contento, portami tutti due amici. Perfetto. Allora andiamo, amici, andiamo a leggermente, delicatamente. Serve coprire. Abbassare la fiamma? Quella! Complimenti, chef! Complimenti! Questa qua è una battuta da master, chef. Quanti punti? Questa qua ha sui 400 punti. Posso 400 punti. Va diglielo tu, perché mi prosto. E Mario accumula 400 punti vita. grande. Molto bene. Bene. Allora, intanto che te la spieghi, mi vuole lavare solo. Ma no, io direi che qui possiamo chiudere i battenti e trovarci fra pochi istanti esattamente dove. Vago la varzo, la trazzo, il piatto nel secciar, perché dopo so mica lavo su. Non è che, no, ammetta almeno che lavo giù, dai. È vero. Insomma, da fare tutte le puntate il Mario si è prodigato, e devo ringraziare e darne atto, a rendere le stoviglie belle, luccicanti. Una volta vidi anche un cameraman che lavava su. Perché la visco come che la voso mira di sta fermo. Va bene, grazie di cuore. Andiamo, mentre la cottura continua, noi ci recchiamo in zona in piatto, perché il tempo è inutile. Mi sto chi che tendo un attimo, sì, e va lì ne veniamo alla varzo. Allora andiamo, a dopo. Ciao. Amici, prima puntata dell'anno nuovo e siamo al primo impiatto dell'anno con lo chef che arriva allegro, baldalzoso, saltellando in bicicletta. Trotterellando di qua e di là. Allora andiamo a impiattare questo filetto di trota. Guardate com'è diventato, che spettacolo. Eccoci qua, amici. Allora, posizioniamo nel piatto in maniera... Amici, andiamo col nostro classico giro d'olio. Qui andiamo a impreziosire con qualche goccia di balsamico. No, allora non si scherza. Ma appena appena. Anche a colorare così. Le mie diventate, dove è il macione. Niente a mettergli un giro di pepe? Velocemente in Dai. Pepo! In via. Pepo! Vai, grande musica di Andrea Lelli, via! Macinato al momento, con il pastrici pesto il pepe! Boh, pronti? Fallo cadere bene in giro, che si veda. Così, chef? In giro, bravo. Esatto, perfetto. Lo metto anche sul peso o solo in giro? No, in giro, basta. Se no becca. Perfetto, certo. Amici. Allora, bando alle ciance, pronto qua. Buon appetito, filetto in crosta di patate. Perfetto. Allora io mi guardavo in giro. A me pare che ti sei tirato intorno. Fini le forchette, ma comunque ce la farò. Allora, buon appetito, provatela come sempre a casa immediatamente, oppure tenetela presente nel nostro canale di YouTube. Il canale si chiama Pomodori Pelati.
channel oppure sul sito di leonardelli.it. Potete rivedere tutte le puntate, queste e le altre, per provare in un secondo momento, perché magari adesso al momento avete la magna e non è che potete intervenire. Dipende l'orario, dipende l'orario. Ci sono tante repliche, grazie. Vado ad assaggiare. Buon appetito. Da solo. Perché io assaggio da solo. Sapemi dire come lei nada. Eccomi qua. Mi me magno mandarin. Sapete perché l'arancia non va a fare la spesa? Perché mandarino. Questo programma è stato offerto da... Si ringrazia